Amici di Voucher, benvenuti ad una nuova puntata caratterizzata da tanti eventi importanti, quale la BIT e poi anche il Sanremo, il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, ma parleremo di argomenti veramente molto molto importanti, iniziando come sempre a ricordare che ci potete seguire su Voucher, pagina Facebook oppure sul canale YouTube. Ovvero Voucher Turismo in onda. Ma iniziamo la puntata toccando un argomento importantissimo. Siamo stati all'interno della Fiera del Turismo, della Borsa Internazionale del Turismo, BIT. E so che ha intervistato il presidente della Campania, Vincenzo De Luca. Voucher, il turismo in onda, è presente in Campania con chi può veramente dare lustro a questa realtà meravigliosa della Campania. Allora, Vincenzo De Luca, la terra della Campania ha bisogno di promozione perché può offrire veramente tanto a tutto il mondo. Abbiamo bisogno di organizzazione perché abbiamo un patrimonio immenso, meraviglioso, un'offerta turistica straordinaria. Dobbiamo trasformare tutto questo patrimonio in un sistema turistico industriale, cioè in una economia organizzata. Allora, noi abbiamo, credo, cose uniche al mondo, abbiamo un patrimonio archeologico che è ineguagliabile, Pompei, Pestum, Ercolano, Campi Flegrei, veramente qualcosa incredibile. Abbiamo una realtà religiosa importante con le Certose, con Pompei. Abbiamo un'enogastronomia che è davvero un'eccellenza mondiale, abbiamo luoghi che sono davvero splendidi, da Ravello alle isole Capri, Ischia, al Cilento, luoghi davvero incontaminati. Allora stiamo facendo uno sforzo enorme per darci un'organizzazione, per valorizzare questo patrimonio. Abbiamo aperto qualche giorno fa a Milano lo Spazio Campania, che è uno spazio permanente di esposizione di prodotti dell'eccellenza campana nel campo del grande artigianato e dell'enogastronomia, ma anche dell'industria moderna. Presentiamo i programmi di vita culturale, le grandi mostre e insomma stiamo cercando adesso davvero di voltare pagina in termini di organizzazione. Napoli è cultura, a volte viene anche ricordata molto per la pizza, questa pizza che però ha un significato e racchiude l'essenza di un popolo che con la sua musica, con la sua arte raggiunge veramente il mondo. Quali dovrebbero essere i messaggi da lanciare soprattutto a chi ci segue adesso? Venire a Napoli, venire in Campania è una grande esperienza, significa prendere contatto con, come dire, in qualche modo i vertici della civiltà umana. Abbiamo davvero delle cose straordinarie, perfino di patrimonio immateriale. Lei ricordava la pizza, l'arte della pizza è diventato patrimonio dell'UNESCO, è il cibo più diffuso al mondo oggi, la pizza. Ma dobbiamo andare anche oltre, oltre la pizza, oltre il folklore, presentare anche le immagini moderne della Campania. La Campania con una grande industria aerospaziale, la Campania che fornisce componenti alla NASA in America, componenti per i motori della Rolls-Royce, all'avanguardia nella ricerca sulle fibre di carbonio, nel biomedicale. Allora dobbiamo presentare tutta la faccia della Campania, tutti i suoi aspetti. Abbiamo riattivato le sete di San Leucio, vede, qualcosa che dà emozione. Le sete di San Leucio hanno arredato gli appartamenti più belli, più storici di tutta Europa e del mondo. Bene, questo lavoro è pienamente in corso, siamo molto fiduciosi. Estate 2019 come si prospetta? Perché qualche dato lo avete già oppure è tutto work in progress e questa è un'occasione per essere presenti anche per divulgare queste eccellenze? Siamo stati, credo, la seconda regione d'Italia per incremento turistico lo scorso anno. Ora intendiamoci, noi stiamo beneficiando di problemi internazionali, delle situazioni difficili che abbiamo nella fascia nordafricana, in Medio Oriente, quindi abbiamo un flusso turistico che si è spostato molto sulla Campania. Dobbiamo essere bravi a intercettarlo e a consolidare questo flusso turistico. L'estate si presenta molto interessante. Buona estate allora alla Campania.
La Campania è veramente una bellissima terra, colori, profumi, basta pensare a una delle località più belle al mondo, quali Capri, parliamo del limone, limoncello, la mozzarella. Non dimentichiamo la mozzarella di bufala che è buonissima, infatti lo ha detto il presidente della regione, ci vuole organizzazione, noi vogliamo organizzarci bene per gustare pure tutte le pietanze enogastronomiche. È la pizza ed è tutto. Veramente. Devo dire che la BIT è stato veramente un appuntamento interessantissimo. Come tutti gli anni, novità. Allora, a Milano si è appena conclusa infatti il BIT, la Fiera Internazionale del Turismo, ed è stata l'occasione per incontrare istituzioni ed operatori del settore. Amici di Voucher, siamo presenti alla BIT io e Massimo Mazza per parlare di questa esposizione importantissima che da anni si ripete nella città di Milano. Ma qual è lo scopo per i nostri telespettatori? Lo dobbiamo spiegare. Beh, la BIT è una fiera meravigliosa, una fiera che parla di turismo, un momento di incontro internazionale. È la, diciamo, la fiera italiana più storica, la fiera appunto l'unica a valenza internazionale davvero, centrale, è una fiera che interessa soprattutto gli operatori del settore, operatori che si incontrano per concordare, per conoscersi, corrispondenti da tutto il mondo, e quindi è un punto di centrale, di snodo di quello che è l'industria del turismo italiano. Evidentemente è però anche un'occasione per gli utenti finali, per le persone che vogliono viaggiare, che vogliono scegliere il loro partner, che vogliono scegliere i paesi da visitare, vogliono conoscere le culture con un primo contatto. Infatti ci sono gli stand dei paesi di tutto il mondo, evidentemente, con rappresentanze che vengono da tutto il mondo a Milano per far vedere, anche girano per i corridoi delle piccole tribù in costume locale, affascinante, musiche locali, il Cuba che fa la sua cachaça con il mojito, quindi diciamo è un momento molto, molto bello, professionale per gli addetti ai lavori, ma anche molto bello per le persone che hanno un giorno, ma poi in realtà cercano di entrare un po' sempre per vivere un viaggio a Milano. E poi le regioni italiane sono tutte presenti, perché ad un appuntamento così credo che non si possa mancare. Beh, certo, indubbiamente l'Italia ha una enorme risorsa che è l'incoming, il turismo internazionale, tutto il mondo vuole venire in Italia, tutto il mondo ama l'Italia, tutto il mondo conosce l'Italia sotto tanti aspetti, vuoi perché gli italiani l'hanno portata in giro per il mondo, vuoi perché comunque è un paese meraviglioso. Le regioni italiane, i comuni, i piccoli comprensori sono qui presenti con i loro le loro ricercatezze enogastronomiche, sono qui per incontrare questi player internazionali, per accoglierli in qualche modo concettualmente, per trasferire loro la nostra disponibilità come paese, la nostra bellezza, e quindi anche questo è un momento importantissimo per Milano, perché la BIT consente a questi anche piccoli player, anche qualche agriturismo è ospite nell'ambito delle regioni, e quindi ha la possibilità di comunicare, ecco, questo è l'elemento fondamentale, comunicare il paese. Comunque praticamente BIT 2019 una grande vetrina. Salutiamo Massimo Mazza che ci ha spiegato bene cosa rappresenta la Borsa Internazionale del Turismo che si tiene a Milano, ed inoltre insomma, è una parte di Voucher, diciamo che è il primo che ha creduto in questo nostro programma televisivo. Molto bene Anna, infatti dobbiamo dire che dopo aver approfondito gli argomenti bisogna parlare delle iniziative che saranno organizzate da Voucher. Voucher, il turismo in onda, sulla pagina Facebook Voucher potrete seguire tutte quelle che sono le iniziative che stiamo organizzando. Iniziamo da una iniziativa che riguarda proprio il mondo della famiglia al centro dell'attenzione, perché saranno coinvolti
i bambini, ma anche i genitori che potranno gustarsi una vacanza eccezionale. Ce lo spiegherà come sempre Anna. Parliamo del Festival Internazionale Science and Art, un festival che si tiene in Basilicata ed esattamente a metà punto, in una bellissima struttura, un villaggio sul mare, dove bambini e ragazzi fino ai 15 anni possono esibire i loro talenti. È una vacanza per famiglie, per bambini, dove si può gustare e il mare e anche poter far esibire bambini talentuosi che entrano in contatto con bambini di tanti altri paesi al mondo. Bellissimo, dobbiamo dire anche questo è un colpo di voucher, qualcosa organizzato da voucher, come invece parliamo anche di un'altra realtà, la Voucher Cruise con Alina Quintana, ottima organizzatrice di eventi insieme a tutte le sue danzatrici di danza classica anno under 40, nonché anche scrittrice del best seller danza classica anno under 40. Quindi tra poco entreremo nel vivo di una sua lezione per descrivere e farci conoscere il metodo, ma con Alina Quintana poi si andrà anche a organizzare la Voucher Cruise dal 3 al 6 maggio. Alina, a te la linea perché adesso ci spiegherai come si devono comportare queste stupende signore. Ciao cari amici di Voucher! Ci troviamo qui in sala di danza classica. Oggi vi presento quello che è la seconda fase della lezione, la sbarra. È qui dove il vostro corpo subirà una trasformazione, diventando con una postura più elegante, allungata e un portamento di gran classe. Grazie ad una procedura di esercizi studiati e ben mirati a lavorare la coordinazione, l'armonia delle braccia e la postura. Iniziamo. Bene, ci mettiamo in prima posizione con i piedi ben piantati a terra e il braccio in seconda posizione e faremo quello che si chiama demi-plié, semipiegare le gambe, le ginocchia. In questo modo non dovete coinvolgere la parte sopra, andremo solo a unire braccia insieme a gambe. Demi-plié, estendiamo, demi-plié, guardiamo da dietro il nostro braccio, demi-plié, estendiamo e arrotondiamo, demi-plié, allunghiamo, demi-plié, inclinazione in avanti, demi-plié, inclinazione dietro, punta davanti, gamba tesa, cambiamo il peso da punta a punta e ripetiamo per la sinistra, come in ogni lezione, demi-plié, arrotondiamo, demi-plié, allunghiamo. Questo è il primo esercizio della sbarra. Demi-plié, e demi-plié, punta davanti, cambiamo il peso, cambiamo braccio. Forse penserai che questi esercizi siano troppo difficili e se non hai mai praticato danza penserai anche impossibile, ma con la pratica e in poche settimane tu, come le altre donne no under 40 che hanno iniziato da poco, ce la potete fare. Io vi aspetto al prossimo video e se sei curiosa di scoprire di più su danza classica no under 40, ti invito a visitare il sito alinaquintana.it. Voucher seguirà tre grandi eventi, il Festival in Basilicata Science & Art, Alina Quintana durante questa mini crociera dal 3 al 6 maggio e inoltre un altro grande evento, quale Pachi? 43esima edizione del convegno di Jiu Jitsu organizzato dalla Federazione Internazionale che si organizzerà dove? Sulla MSC Sinfonia. Però cara Anna, sei andata ad intervistare proprio uno degli organizzatori, ovvero il maestro Lorenzo Milano, che anche lui
è un personaggio eclettico, conduttore televisivo e poi scrive per la rivista Samurai e tante altre cose. Quindi, cari amici, ascoltate come si sta organizzando tutto ciò ai microfoni di Voucher. Lorenzo Milano della Federazione di Jiu-Jitsu Federation. So che sei, cioè che organizzi parecchi eventi, sì, maestro di arti marziali. Sì, siamo assolutamente, stiamo organizzando parecchi eventi in giro per il mondo. La nostra federazione ha 54 paesi, dall'America al Canada, abbiamo vari paesi anche in Asia. E adesso con Voucher, con voi, stiamo organizzando questa magnifica crociera per il 43esimo congresso internazionale della World Jiu-Jitsu Federation, che è una federazione, appunto, ripetiamo, mondiale. Questa crociera di 4 giorni e 3 notti da Genova, Marsiglia, Barcellona e ritorno a Genova. E sulla nave sicuramente avremo modo di fare attività relativa al Jiu-Jitsu, relativa alla respirazione, allo yoga, insomma un sacco di pratiche per i benefici e per il benessere corporeo. Ok, io so che hai anche una rivista. Sì, noi collaboriamo con la rivista Samurai, che è parte integrante, diciamo, della World Jiu-Jitsu Federation, che è una rivista mensile, nazionale, che tratta principalmente tutte le arti marziali orientali, dal jiu-jitsu al karate al judo, è collegata con le principali federazioni nazionali e poi ha tutta una rubrica anche internazionale, quindi noi abbiamo veramente tantissime attività in campo internazionale su più materie e quindi facciamo parecchie insomma, stage e seminari in giro per il mondo. Quindi durante questa mini crociera ci sarà l'opportunità di conoscere i più grandi maestri al mondo di Jiu-Jitsu. Dove sì, assolutamente, assolutamente. Ci saranno maestri provenienti dalla Russia, abbiamo appunto il nostro referente da Mosca, poi ci saranno dei referenti dall'Ungheria, dall'Inghilterra, dall'Australia, addirittura abbiamo il nostro referente dall'Australia, da Melbourne, che appunto si recherà in questa crociera e quindi durante questa mini crociera potrete provare direttamente il jiu-jitsu on cruise, quindi vi invito a mettervi in tenuta, in uniforme per provare questa disciplina. Benissimo, allora aspettiamo tutti gli amanti del Jiu-Jitsu il 27 di aprile sul MSC Sinfonia, sì. Con il maestro Lorenzo Milano. Sì, io mi faccio da portavoce e sono anche, diciamo, referente per la parte marketing e pubblicità della federazione, che ripetiamo, la World Jiu-Jitsu Federation, World Jiu-Jitsu Kobudo Organization, che è nata nel 76 e ha 54 paesi in tutto il mondo, quindi è una federazione molto importante e vi divertirete molto, perché ci sono questi maestri molto pittoreschi e divertenti, molto, molto interessante. Benissimo, Voucher sarà presente a riprendere questo grande evento internazionale congiunto con la World Jiu-Jitsu Federation. Grazie a tutti, grazie a voi. Amici di Voucher, ricordate, per seguire i nostri eventi dovete andare sempre sulla pagina Facebook, dove troverete tutte le novità. Ma noi di Voucher siamo per voi presenti veramente dappertutto. A febbraio veramente abbiamo visitato delle realtà, esplorato degli eventi incredibili che ci spiegherà tra poco Anna Di Maria. Durante la 69esima edizione del Festival di Sanremo, le telecamere di Voucher erano presenti al Sanremo On al Morgana Bay, un grande successo dove abbiamo incontrato diversi personaggi ed alcuni li abbiamo intervistati ai microfoni di Voucher. Amici di Voucher, Sanremo On, seguiremo un evento che dura tutto l'anno, inizia a Sanremo e termina a Sanremo e fa parte del progetto Meeting del Mare, che poi porta l'evento a Crotone durante l'estate. Si parte e conosceremo tanti ospiti e personaggi che parleranno di turismo, di musica e di
Fashion. Amici di Voucher, si parte per una grande serata. A Sanremo abbiamo anche un artista, Enrico Nicodemo, in arte demo, di una linea, oltre che pittore di quadri di arte contemporanea, anche una linea, un brand di oggetti e di oggettistica e gioielli proprio, direi, li chiamerei proprio dei gioielli meravigliosi, con colori veramente molto, molto accesi. E insomma, piacerebbe. Hai detto bene. Allora, si parte innanzitutto dal latte, quindi all'inizio c'è un quadro, quindi un'opera, e quindi dall'opera poi si va su, viene riprodotta su oggetti tipo borse in pelle, giubbotti, che fra non molto usciranno in vari punti vendita. E poi si passa alla parte gioielli, più che altro sono dei gioielli, io li definisco pezzi unici perché sono fatti a mano, quindi è un oggetto unico. Quindi poi dai gioielli si va poi per esempio ai troni, e quindi si coinvolge un po' tutto, quindi la moda, l'arredo e quant'altro. Quindi qui a Sanremo siamo nel cuore dell'arte, quindi la musica, e siccome la musica per me è motivo di ispirazione, quindi non potevo chiedere un posto migliore che Sanremo, così come il locale Morgana, che è uno dei locali, io veramente la prima volta che vengo sono rimasto veramente stupefatto, soprattutto della gente che sto vedendo questa sera. Ecco, noi che siamo di Voucher, trattiamo il turismo, consiglierei a tutte le donne di portare in vacanza una delle tue borse, che sono spettacolari, meravigliose. Sicuramente, io invito tutte le donne, però poi, come si dice, ognuno deve scegliere quello che piace. Comunque visitate il sito. Allora, per quanto riguarda arte, quindi parliamo di opere, troni, si può andare su www.enriconicodemo.com. Per quanto riguarda invece gioielli e quant'altro, è www.gioiellidemo.com. Tony Sant'Agata! Grande, sei meravigliosa! Un grande della musica, e so che tu parli nelle tue canzoni spesso di città, di località, ma anche di cibo, di enogastronomia. Moltissimo. No, basta dire alcuni titoli, no? Uno è il blues, ti si mangia, ti strascinate con le cime della. Poi c'è l'altra mia canzone, una canzone famosa in tutto il mondo, va vino, vino, eccolo qua, vino, vino, abbiamo lanciato il vino nel mondo. E poi ce ne sta un'altra che addirittura fa un elenco completo di cibi, si chiama Che si mangia la zita, è la prima tarantella pugliese che ho scritto quando ero ragazzino, che si mangia la zita, che si mangia la zita, si mangia la zita la prima sera, e dice una serie di cibi veramente molto 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 appetitosi. Sei proprio l'esempio della cultura, e cultura la musica è un comparto della cultura, e quindi il cibo, il food è l'espressione. Ma io credo che attraverso la musica si possa veicolare qualsiasi cosa, e soprattutto attraverso la musica, perché la musica arriva in un attimo, e quindi tu se a un certo punto hai, che devo dire, una strofa o un ritornello che parla di cibo, immediatamente quella cosa viene percepita. E io veramente ho fatto tante canzoni in cui in un modo o in un altro ho voluto parlare di queste eccellenze italiane, insieme al grandissimo nostro turismo e insieme alla nostra arte. Vladimir Lussuria, un appuntamento qui a Sanremo dove non si può mancare, e dove Sanremo, località turistica, località capitale della musica, che ci permette di essere conosciuti nel mondo, quindi non si poteva proprio mancare. No, sono qui. Io quando ero piccola cantavo le sue canzoni da pugliese, perché io sono foggiana. Oggi non avrei mai pensato di poter essere accanto a Tony, che è una persona splendida, e devo dire che è il mare che ci unisce.
è il mare che rende questa Italia un luogo meraviglioso. È il mare che per me è più un elemento di unione che un elemento di divisione. Ladi, tu sicuramente sei molto attenta su delle riflessioni. Allora, noi abbiamo un paese importante che è quello turistico. Cosa vuoi, un consiglio che vuoi dare per salvaguardare questi che sono dei patrimoni per noi importanti? Allora, la benzina nostra è il turismo. L'Italia potrebbe campare solo di turismo. Bravo. Dovremmo stare un po' attenti a valorizzare di più le nostre bellezze, sia artistiche sia naturali. Quindi tutti quelli che pensano che le risorse sono le trivelle, dovrebbero essere un po' più attenti a salvaguardare il nostro patrimonio anche naturale. E quindi con la musica qual è il legame? Ma tu ami cantare? Ma io campo con la musica. Non hai sentito? Lei canta e canta pure molto bene, vedi come è intonata. Sai cosa? Cioè, per me la musica è un elemento imprescindibile. Cioè, io quando faccio le pulizie a casa, quando lavo i piatti, quando qualsiasi, devo avere sempre la musica di sottofondo. E devo dire che questa settimana per me a Sanremo è stata bellissima, perché tu senti proprio una città che vive di musica, che non è solo una combinazione di note musicali, ma è un cielo meraviglioso, un bel mare e il sorriso della gente. Poi posso dire una cosa, il prossimo che mi dice che i Liguri sono tirchi, io gli metto un dito nell'occhio, perché io ho trovato tantissima gente generosa. Un saluto agli amici di Voucher e grazie per questa chicca finale. Vorrei coprir la tua bocca di baci, di baci, di baci, per dirti quanto mi piaci e poi tenerti sul cuore. E come sempre anche questa puntata è quasi terminata. Cara Anna, cosa mi dici? Seguiteci, seguiteci tutte le puntate, e chi non avesse visto le puntate precedenti le può trovare sul canale YouTube Voucher Turismo in Onda. Ma per conoscere le nostre iniziative esiste sempre la pagina Facebook, ovvero Voucher. E prima di salutarci, come sempre, non dimenticate, ricordate che Voucher è il turismo in onda!